Mi chiedo io se sono io che sbaglio o se è la gente che non capisce forse. Perché quello che sto vedendo adesso è una continua lotta, una continua non so cosa contro qualcuno che non ha un contenuto, non ha più un contenuto forse. Forse. Certo, a volte ce l'ha, ma a volte non c'ha più nulla. E mi chiedo appunto, com'è possibile? Com'è possibile? Non è assolutamente possibile che si continui a dar retta a ZEB89. Non è possibile. Non è possibile, ragazzi. Non ha alcun senso continuare. Ma non tanto perché ha ragione lui o non ha ragione lui, o ci sono cazzate che non si possono nascondere o altre cose, ma è perché è una lotta inutile, inutile e fatta in modo sbagliato. È fatta in modo sbagliato appunto perché forse è sbagliato più il modo che le Prechaun ha nei confronti di Zeb, cioè all'inizio era anche giusto per attirare gente, ma poi adesso il discorso si sta facendo, secondo me, è assurdo. Ok? Cioè adesso c'è una lotta fra chi è contro Zeb e chi è con Zeb. È così, la lotta è questa. Ma secondo me non è più possibile continuare una lotta inutile, visto che le cose non cambiano e non cambieranno mai. E forse è ancora più inutile star dentro tutto questo, perché io vi dico la verità, ho perso tempo su Facebook, troppi mesi ormai, e ho deciso di smettere. È giusto che io smetta, non ho imparato quasi nulla da tutto questo. A volte io approfondisco le cose e lo faccio apposta. E ho scoperto che in realtà il nemico non è tanto ZEB89, ma è più che altro l'ignoranza di certe persone. E sono anche pronto adesso ad attaccare non personaggi o youtuber che sono solamente figli di una società malata, e li ignorerò, quindi ZEB89 è da ignorare secondo me, e attaccherò decisamente, volutamente alcuni siti. Il sito che attaccherò prima di tutto sarà Facebook. Ovviamente è un attacco legale e sarà tutto ovviamente fatto sul piano della legalità. Non sto qua sicuramente a mettermi la zappa sui piedi. Vi dico quali siti non mi piacciono. Facebook, ma non tanto per il ruolo che ha nella nostra società ormai, ma più che altro. Beh, non è neanche tanto Facebook, perché almeno se tu segnali, quelli vengono se tu segnali qualche contenuto che non ci deve essere, o comunque un comportamento che non ci sta, loro più o meno in poco tempo riescono a risolverla. Anche perché hanno 1 miliardo di persone, di utenti, quindi. Però Facebook ha generato, secondo me, l'ignoranza e ha portato molti utenti a raggrupparsi e formare dei gruppi che non dovrebbero esistere, e forse Facebook questo lo toglie anche. Ma infatti Facebook non è tanto il problema è un altro, si chiama 4chan. 4chan è un sito libero a tutti, libero anche a chi non dovrebbe starci. 4chan è il male in vita. ZEB89 da ignorare, 4chan no, 4chan non si può ignorare. 4chan è l'ignoranza estrema che causerà, secondo me, un disastro. E io, Magicolo, farò piazza pulita. Non chiedetemi come, ma lo farò.